Ragazzi e ragazze, ben ritrovati su Fury. Allora, siamo arrivati in prossimità dell'ottavo boss. Suppongo, se sono ancora capace di contare, dovremmo essere all'ottavo. Che cosa dobbiamo aspettarci? Non lo so. Sono curioso. What would you do if you had an eternity to do nothing but wait? Io un'idea ce l'avrei. No. He trained. Ecco, temporeo. Tra tutte le cose che poteva fare per non rompermi i coglioni, guarda, è andato proprio a scegliere l'unica che mi può rompere i coglioni, ovvero allenarsi. Che cazzo sarà sto qui? How can someone get so into something that nothing else matters? Si chiama ossessione di solito quella, I tried so hard to stay and finish my work. Senti che bella la musichetta. But you know what I could never forget. No, che cosa? Oh, non diventarmi troppo sentimentale adesso. Cazzo, con una musica di questo genere come minimo deve saltarti fuori il Metal Gear, cazzo. Ma ho il dubbio che non salterà fuori il Metal Gear, salterà fuori qualcos'altro. Andiamo un po'. Adagio, tranquillo. Ah, lui. Questo assomiglia incredibilmente a noi. Ha le stesse caratteristiche. Capelli strani, corpo biomeccanico. E che arma usa? C'è una katana anche. Ah no, una doppia katana. Ma non vale così. Due contro uno. Non è giusto. Me l'han detto. Sì, ok. Come vuoi. E la madonna. Calmo. Dove è andata la mia vita? È andata via. Non tornerà mai più. Aia. E la madonna. Dai che ci siamo quasi. No, 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 no. Boom. Sì, perché il trucco è tutto quello. Bisogna caricare l'arma e basta un solo colpo per ucciderlo. Cioè, per togliergli una barra della vita. Sì. Ma cosa fai con quella pagaia lì? No, ma seriamente corremo! C'aveva una doppia katana, sto qua tira fuori il remo. No, ma seriamente, ma 4 ore si picchia. Dai, ancora una. Cazzo, è relativamente corta sta battaglia qua, eh. Oddio, adesso cosa devo aspettarmi? Versione Super Saiyan. Aia, e la No. Ok, non ci ha messo tanto, così è l'idea. Merda! C'ho solo una vita. Focus, ok. Ci provo. No! Merda, no, devo schivare. No! Ok, non è assolutamente impossibile, non è particolarmente difficile. È tutta una questione di contrattaccare. Nella prima e nella seconda fase qua devo riuscire a caricare la spada. E poi basta un solo colpo caricato dalla spada per mandarlo al tappeto. Il problema è che bisogna riuscire a trovare il momentino buono. Quanta vita mi ha cavato. Il momentino buono per caricarla. Questo qua è proprio un... Cioè, continua a ritardare gli attacchi. È proprio ritardato sto pezzo di merda. Ecco, questa era una buona chance, però. Non ti dà un attimo di tregua. Appena ti vede che tu carichi la spada, ti attacca subito. Poi vedi, sto bastardo feccione. Ritarda. Aia. Fanculo. Fortunatamente ha solo 4 forme sto boss, perché se ne avrebbe avute di più. No, guarda. Già lunga così. Devo solo riuscire a
Non mi fido, non mi fido, perché so già che mentre carico mi becco l'onda, subisco danno. E vai a cagare. E oltretutto mi tolgo anche la carica, quindi devo riuscire a farlo in questo momento. Ecco, così. Boom. Olè. Guardalo lì. Tutto lì. E mo torna ancora nella fase barcarolo. Cazzo, no, ma seriamente, c'ha due katane, poteva tirare fuori di quelle combo assurde. E invece dopo era la pagaia al remo per prendermi a sberla in faccia. Guarda che incredibile. Timing molto bastardo, perché io ho l'abitudine di guardare l'arma al movimento che fa, no? Mentre invece devi dare, devi fare attenzione al suono. Ma non riesco, mi frega. Lasciami caricare. Ok. E siamo di nuovo alla forma finale. Modalità Super Saiyan. Sta veramente aggressivo. Tira fuori di quelle combo. Ecco. Questa qua è la mia occasione. No, troia di un... Basta, ecco. Mo carico la spada e devo riuscire. Ah, cazzo, però una botta sono riuscito a dargli. Basta, hai rotto i coglioni. Devo assorbirmi tutta la combo senza subire danno, perché altrimenti perdo la carica. Contrattacco. Faccione. Boom. Questa, se non sbaglio qui, è la volta buona. Ed è la volta buona! Vai a cagare, maledetto. Di uno. Marinaro pescatore dei miei coglioni. Ho capito che ti piace il remo, ma... Ti guarda proprio la classica situazione in cui sai dove te lo infilo quel remo? Sì, proprio lì. Meglio se restavi con la katana, caro mio. Cos'è? Finisce qui? Sì, sempre con la katana. Questo qua proprio non si sono sprecati, ecco le parole. Ma niente, proprio. Più difficile. No, non direi proprio. Direi proprio. Ovviamente richiede un po' di pratica prima che memorizzi tutte quelle carogne di combo che ti fa, ma non è assolutamente il più difficile tra tutti quelli che ho combattuto fino adesso. Vabbè, bene, dai. Un po' più veloce del solito, ci voleva. Chissà cosa mi aspetta dopo. Ad ogni modo, bella boss fight, molto carina. Se non per il fatto che da metà boss fight ti prende ammazzate con un remo, ma vabbè. Yeah. Wow. Ehi, hey. Va che bel cambio. Ok, mo stiamo al ghiaccio. Che c'è il prossimo boss? Il Sasquatch? Vabbè. Ad ogni modo, niente. L'episodio direi che lo concludo qua, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. E noi ci rivediamo nel prossimo.